Appena concluso questo convegno che ha visto due momenti, uno scientifico e uno un incontro con la popolazione, e nella parte scientifica abbiamo trattato tutte le possibilità che la medicina nucleare può offrire in campo terapeutico-oncologico e la cosa interessante è stata trovare un accordo comune a livello proprio nazionale tra tutti noi medici nucleari su quelle che sono le proposte e un grande interesse anche da parte degli altri colleghi specialisti che compongono i nostri tumor board nel rivalutare e inserire correttamente queste terapie e che apriranno e che consentiranno sempre ancora di più un miglioramento nella gestione del paziente oncologico in qualità di vita e di sopravvivenza. Il secondo momento è stato entusiasmante perché non me lo sarei aspettato, abbiamo avuto una grandissima partecipazione da parte della popolazione e quindi questo dimostra l'interesse che c'è ancora e speriamo che nei prossimi anni questo diventi la normalità, ritorni a essere la normalità, l'umanizzazione della cura, dove appunto gli specialisti si sono messi a confronto con i pazienti per cercare di capire quali sono oggi le loro aspettative per lavorare insieme nel miglioramento sempre dell'offerta che la nostra branca, in particolare la medicina nucleare, ma tutta la sanità può offrire.